Lui fa tutto. Eccoci qua, signore e signori. Siamo a Pazzano, via Chiesa, 18. Che è una vinera, 18. Oh, ma il cazzo c'è? A Casa Taverniti, no. E smonteremo nel bellissimo centro storico. Casa del connubio mille. Tra vecchiume e novità. Casa del 1800. Un io telefono. Tradotto letteralmente, io telefono. Ah, ma effettivamente iPhone vuol dire io telefono. Non ci avevo mai pensato. Come iPad? Te lo sei preso io telefono? iPad cosa significa? Io telefono 3 te lo sei preso? Mamma mia. Pad non mi ricordo mai cosa vuol dire. Tavola, mi pare. Io tavola. Andava niente, non andava, non si può smontare. Allora, no, aspetta, forse si può usare questo. Ma voi ve li portate ogni anno? No, grande. Questo qua era mio. Quello è più piccolo. I grandi smanettatori si sono scordati gli attrezzi. Già questo non sapevo come l'avesse portato, quindi. Chi è più bravo a smanettare gli io telefono? A smontarli? A quanto pare io. Anche senza attrezzi. Questa è una stoccata per te, eh. Guarda che lui è stato svegliato dalla notte, non è che ha il cervello. No, altre volte, anche io sono tornato alle 5 stanotte. Devi perderti la vita. Dove sei andato? Al mare. No. Al mare fino alle 5. Ma dove c'è domani mattina? Tra 10 ore manco? Cosa succede? Dobbiamo andare con Salvatore. Sì, sì. Ma l'ha detto, io l'ho chiamato e non rispondo. Salvatore, ieri ma... è là, pigliatilla. Salvatore? Non me l'ha detto nulla, l'ho visto ieri, mi fa nimidimo, nimidimo. No, io allora domani vado aspetta, dall'altra aspetta, parte. Aspetta, devi riprendere? Sì. L'apertura dell'iPhone? Sì. Io domani vado da un'altra parte. Ah, dammi quel commento sul vetro. Sul vetro? Me lo ripeti? Non servono un cazzo che si rompe, per forza. Possibile che devi mettere il vetro normale? Ma che modello è di iPhone? Questo qua dovrebbe essere 4 normale, dovrebbe essere, sai? Non adesso. Non riesco a distinguere. Quindi già 1532 dovrebbe essere adesso. Questo è l'iPhone interamente 4S forse. Questi qua sono tutti gli schermi. La scheda madre è questa, vedi? Basta, finita la scheda madre. Anzi, fino a qui. Questo qua è il pezzo del USB e casse. Però è entrato qualcosa. Batteria. Mi sa che si è ossidata la batteria. Mi manca una vita. Senti che gonfia qua. Sì, mi manca una vita. Col ghiaccio passa tutto. Quella. Col ghiaccio, metti il ghiaccio. Di qua, dalla linguetta. Ma aspetta, la linguetta. Ma è in garanzia? No, la linguetta. No, finalmente. Finora non abbiamo toccato la garanzia. Finora si può togliere perché metti quello rompi e puoi cambiare. Oppure compri rosso, verde, giallo, blu. Guardi in camera per piacere perché sennò i nostri spettatori dicono che è maleducato. Scusate. Allora, poi... E mi raccomando, auguri Ermete. Sì, sì, auguri Ermete. Allora, la batteria non mi ricordo come si leva. Non tirare, fammi leggere. E questo qui è lo schermo. Grazie. Dobbiamo togliere questo. È un po' emozionato. Sai come... E adesso ditemi quando la garanzia va a farsi benedire. Adesso. No, finora non ancora perché non stiamo toccando istante. Nessuna etichetta. Cioè, dobbiamo proprio vedere l'istante. Togli. Ah, parentesi. Guardate che disastro. Che disastro. Ah, come hai fatto a romperlo? Ma era il borsello, adesso l'ho tirato fuori e si è rotto. Cioè, si è rotto. Se vedete il borsello tra un peso e l'altro. Sai cos'è? Anche ieri a tenere a chiave forse. Ma chiaro. Perché era proprio ubriaca persa? Sorry. C'è il video. Ragazzi, queste cose vanno a finire su internet. Eh sì, capisci. Ma tagliola questo. No, rimarrà così. Questo tanto qua... che cacchio va a guardarsi un video. Di... è il flat del... Flat a casa mia o è una tariffa della team o è un appartamento. Allora, come lo chiami? Flat? Sottilissima. No, il flat, uguale, non era flat questione di lingua. LCD. E quindi, LCD. Ah, è un ripiano. Perché LCD? Funzionare. Ah, l'LCD. L'LCD. Il display. Quella è la colla. Ah, è colla. Per rimanere rigido, fermo, immobile. Per guarda che non è ancora alimentato. Ed è pure acceso. Lo so. Allora stutalo, mannaia. Non si può. Non si stutala. Allora. Perché non si può spegnere? Perché non funziona il touch. E basta rimuovere la batteria, vedi come si stacca. No, batteria incollata.
Per forza. Ah, ste, le fa, ma solo l'iPhone le fa incollate. Sì, è un'altra stronzata. Perché nel 3GS, per esempio, non si può cambiare. Se la devi cambiare, devi smontare. Ma sai che infatti, nel 4 hanno fatto il modo tale le batterie. Le batterie non rimovibili. Inquinano di più. Non rimovibili? Non rimovibili. Ah, ecco. Inquinano. Infatti, cioè, il principio del riuso e del consumo per ridurre il consumismo e si basa sul su quanti pezzi possono essere sostituiti, e lì Apple ci perde. No, vedi, questo qua adesso è il flat della batteria, l'abbiamo staccato, però è incollata la batteria. Mo. Chi è? Buongiorno. Salve. Buongiorno. Complimenti per l'ottimo acquisto. Avete buttato quella roba là, no? Ora l'hai tolta la garanzia. La batteria. Adesso sì, l'ho tolta la garanzia. E applauso. Guarda. Ragazzi, guarda che sono tutta zia. Guarda. Questo qui è l'iPhone. Questo pezzo. Finisce qui. Ti rendi conto che questo schedino è l'iPhone? Come studio sono io assurdo, ho mandato la foto, hai visto? Perché fare un cellulare così piccolo che faccia tutte queste cose. Questo poi lo USB. Qui abbiamo. Oh, grazie. Ho mandato la foto, guarda. È Sussio, guarda Sussio. Sì, ma sai che ti sta riprendendo, sì. No, in realtà è lì, però. Marco, si può continuare. Tutto. Dai. Vado su, mi cambio per parlare da Sussio, guarda il Sussio. È Sussio, guarda. Dovete portargli la sua zia ancora la tua cotone. È mogna. Guardate questi. Rossi, dove l'ha presi? L'ha colorati. La campana. Non ci credo. Perché stai smontando tutto? Perché questo qui è lo schermo, Marco, per togliere poi la scheda madre. Stanno chiamando per andare a casa. La tua mamma l'ho vista fuori. Dove sei? Ah, siete. Sono a casa di Giuseppe, adesso salgo. Veloce, va bene. Ciao. Devo andare a mangiare dal mio cugino Elena. Cucina tua cugina. Cucina tua cugina. Cugina tua cugina. Dai, adesso cucino io qua invece. Questo è un porta uovo. Alla cocca, metti l'uovo. Metti l'uovo. Carini. Porta uovo. Che stai facendo, Andrea? Smontando gli schermi EMI. E ciucci. Emo? EMI. Gli schermi EMI sono gli schermi che proteggono dalle onde che interferiscono radio elettromagnetiche. Con lo schermo. Vabbè, questo che faccio? Me lo porto su? Portalo su, vedo solo la colla. Vedi se c'è anche tutta la colla. Tu zio, da mio zio, dai. A Milano ce l'ho, però mica la porto. Qua c'è il potere. Abbiamo l'attacco qua. Non penso. Magari cosa Miglia la venderà laggiù, però no. Miglia la vediamo. Miglia la moglie. Miglia è meglio. Tu. Ma come mai zappa motorino? Alluminio, bu. Perché il carburatore è pieno di sabbia anche. Anche la candela sporca, c'è tutto da cambiare la candela. Hai visto che l'abbiamo trovato un nuovo lavoro da fare quest'estate? Gli ho detto che devo smontarlo. Sì, ma poi hai visto che gli ha combinato. Non gli ho combinato alla carena. Che gli abbiamo fatto? Niente. Ecco. Voci mi hanno detto che si è stampato contro un muro. Ma non è un passero in corna. Adesso cioè stiamo andando proprio verso la blasfemia e la calunnia. Sì. Io la querelo. Signor Tagliamento. A mia mi distro, poi un saccio niente. Lui adesso interrompe il video, mi sa. Sì, dovrò interrompere. Sì, ma stavite non si smonta. Non ecco, si smonterà? Non lo sapremo mai. Poi faremo il video. La continuazione. Del risultato. Buon appetito e ci vediamo stasera.